Alcatraz, buonasera. Io sono venuto qui 33 anni fa in preda a un grande amore per una fanciulla meravigliosa e poi lei fugge con un altro. Io passo 2 anni abbastanza caotici, ho fatto un periodo tipo era diventata una specie di comune anarchica, poi finita in risse per chi lavava i piatti e poi mi sono reso conto che o tornavo in città o dovevo far succedere qualche cosa, perché vivere isolati in mezzo ai monti da soli senza strada era abbastanza duro, ed è nato il progetto di Alcatraz, che è nato da una parte per proteggere questo territorio, perché stavano per tagliare tutti i grandi boschi secolari per farne legna da ardere, e dall'altra parte l'idea era che avevamo ormai capito che la rivoluzione comunista in Italia non si faceva e non volevamo neanche fare. Era chiaro che andavamo di fronte a anni di riflusso, di trionfo dello yuppismo, e l'idea era di opporsi con la creazione di un centro culturale. Perché? Perché in quegli anni si erano sviluppate, al di là della contestazione, ma tutta una cultura che andava dal biologico al parto dolce, i diritti delle donne, degli omosessuali, l'educazione non autoritaria, l'architettura biocompatibile, eccetera, eccetera, e da questo nasce l'idea di fare un'abbazia medievale, il corrispondente di un'abbazia medievale. Iniziamo con dei corsi che si chiamavano di ecologia del corpo, in cui radunavamo 15 insegnanti di cose completamente diverse. Gli anni 80 già questo. Nell'84 iniziamo a fare questo tipo di corsi interattivi tra diverse discipline. E poi questo ha portato allo sviluppo dello yoga demenziale, che è in realtà un contenitore con un nome buffo per mettere assieme tutte queste cose diverse, per cui la nostra attività è stata molto variegata, andava dai problemi della sessualità, con la scoperta che i manuali di sessuologia non raccontavano le cose essenziali dell'anatomia sessuale maschile e femminile, alle ecotecnologie, al parto dolce, a come si gestisce un asilo, il lavoro con i disabili, l'agricoltura biologica, insomma tutto un insieme. Molte persone hanno la sensazione che noi facciamo troppe cose diverse, ma in realtà è una sola cosa, cioè noi abbiamo cercato di applicare questa struttura di questo punto di vista sulla realtà, punto di vista creativo, non autoritario, eccetera, eccetera, a tutte queste cose, per cui poi negli anni 80 iniziamo a parlare di comicoterapia, noi abbiamo iniziato a parlare di commercio equo e solidale, di gruppi d'acquisto, di associazioni dei consumi, di banche del tempo nel 1980. Questa qui è una pianta open source fatta da un migliaio di botanici di tutto il mondo, hanno tirato fuori la pianta che ha più lignina per ettaro, che intrappola i metalli pesanti, disinquina i terreni. Siamo finalmente arrivati al crollo del modello di sviluppo. Negli anni 80 è partito lo yuppismo ed è andato a sbattere, ci ha messo 30 anni per sbattere. Oggi come oggi credo che milioni di persone si stiano rendendo conto che questo sistema non solo è una truffa finanziaria, ma fa anche schifo. Siamo all'inizio della rivoluzione delle ecotecnologie, nel prossimo anno vedrete esplodere una serie di macchine straordinarie che cambieranno il modo di produrre energia elettrica. Secondo me abbiamo già vinto, cioè tu hai un vecchio bicchiere che sta già cascando per terra, ancora non ha fatto scratch perché non ha raggiunto il pavimento, ma sta raggiungendo il pavimento. Il petrolio è sempre più caro, l'energia da fonti rinnovabili si è dimezzato il costo dei pannelli fotovoltaici in 3 anni, più che dimezzato. Cioè, lo stesso fenomeno che c'è stato con i computer e con i cellulari, ogni 6 mesi aumenta la produttività e diminuisce il costo. Dal mio punto di vista la consapevolezza delle persone sta aumentando in maniera esponenziale. Internet è uno strumento di comunicazione, di formazione, di circolazione di idee che è 1000 volte quello che avevamo una volta. Cioè, se prima per un'idea nuova ci servivano 10 anni, adesso serve 1 anno. Per questo che io credo che nei prossimi 10 anni vedremo, io spero di vivere abbastanza per vedere un cambiamento totale del sistema a livello mondiale. Incontra e conosce qualcuno che agisce senza aspettare nessuno, forza nei piedi, pensieri e le mani verso una strada lasciata.